Impiattamento, guarda, un po' rigido. Focus on your plate, please. Sapete come fare la pasta al pomodoro col ketchup dentro, come il film di Checco Zalone? No, non put ketchup. C'è la testa, Marco. I'm very hungry. We just finished training and I know an amazing place we can go to eat. It's called Mommy. It's on the lake, an amazing view. What do you think we should do? E anche io sono molto affamato, vorrei mangiare qualcosa. Tu sai cucinare? Of course I can cook. I made a few days ago some pizza. It was very nice, mamma mia. Sì, pizza è una cosa, la pasta è un'altra. Qua facciamo qualcosa di un po' più difficile, la pasta. Ok, tu we can fare? Go. We challenge, don't worry. We see who can make the best. Ok. Ciao ragazzi, certo. Ben arrivati. Grazie. Grazie mille. Pronti? Sì, alla grande. E adesso lo vedremo in cucina. Andiamo. Vai. Andiamo, forza. Vai. Il ristorante Mommy nasce circa una quindicina d'anni fa, prende il nome dallo chef proprietario che sono io. La mia è quasi una cucina di stagione. Ciao, sono Marco Curto, difensore del Como 1907 e oggi sono pronto a sfidare Nick e Johan in cucina. Guarda chef. Vai. Perfetto. Perfetto, no? Ok, inizio. Hello, my name is Nicholas Ioannou. I'm a defender for Como 1907 and today I'm going to destroy Marco Curto in the kitchen. Mamma mia. Ho pensato una ricetta chiaramente del lago. Sono delle linguine con una crema di miso alpino del pesce persico. Faccio partire? Vai, faccio partire. E io dico sempre che per fare questo lavoro bisogna essere un po' rilassati. Quindi se canticchi una canzone, ti rilassi un po'. Okay. Che confusione, sarà perché ti amo. Bravo. Diamo la sufficienza a tutte e due. Ok. Ok, allora ognuno prenda la sua e andiamo in cucina. Perfetto. Questo è il mio regno, voi avete i campi da calcio e noi abbiamo questo. Perfetto. Questo è il nostro pesce persico. Avrei voluto farvene sfilettare uno per uno, ma secondo me è un'operazione molto difficile. Lascio a voi la creatività di come impiattarlo. Qualche trucchetto, se puoi dirmelo. Allora, possiamo... Il segreto numero uno, ricordatelo ancora, ve l'ho detto tre volte, la cottura, il tempo di cottura della pasta è fondamentale. Tu cucini a casa? Un po'. Sapete come fare la pasta al pomodoro col ketchup dentro, come il film di Checco Zalone? No, non put ketchup. Ti ha fatto chiudere il ristorante, ha tolto l'insegna. Stir the pasta a little bit. La testa, Io dico che è cotta. Aspetta, chef, aspetta. Quanto? Ancora 30 secondi. La bellezza, siamo fortunati, viviamo in Italia. Viviamo nel Mediterraneo, abbiamo veramente tutti gli ingredienti possibili. La percentuale di stranieri è aumentata. Ci piace sempre mantenere una privacy totale, che sia il George Clooney o che sia la Miley Cyrus o che sia Mick Jagger. Quindi vogliamo molto tutelare la loro privacy, come tutelo la privacy di qualsiasi altro cliente. Dobbiamo rispettare la materia e dobbiamo rispettare il cibo. Con questo i risultati poi vengono, che sia bello il posto o che sia anche meno bello, se uno cucina bene, la gente arriva. Impiattamento, va, un po' rigido. Focus on your plate, please. Secondo me è perfetta ora, posso tirarla via? Va bene, sì, vieni. Io sto facendo molto meglio, guarda lì, dai. Aspetta, cos'è quella roba? Vediamo. Chef, al primo tentativo, Adesso la devi mettere nel piatto, eh? Ok. Bene, adesso è il momento cruciale. Ok, cominciamo da te. Allora, la mantecatura va bene. Il gusto è molto buono, la cottura al dente va bene. Vedo che anche il pesce persico... Non rotto, guarda, messo lì perfetto. Sì. Va bene, adesso passiamo alla tua. Bravo, avevo paura che tutto passi la cottura. Direi bene tutte e due. Il gusto c'è, la cottura della pasta anche. Ma un vincitore ce l'ho in mente, vi faccio complimenti a tutte e due. Secondo me Nick vince, bravo.
Non mi piace perdere, però va bene così, sono contento. Bravi, che bravi, bravi, bravi tutti e due. Salute. Evviva, salute. Grazie, chef. Forza Como. Forza Como, sempre.